Buon pomeriggio a Renata Adriana Bruschi, insegnante, studiosa dei rapporti culturali tra Italia e Argentina, essendo lei stessa italo-argentina, blogger e anche saggista. Renata, tu di recente hai scritto un libro in cui racconti la comunità italiana, racconti questo rapporto, questa anche la cultura che c'è tra i due paesi. Se ci vuoi far vedere il libro e ci vuoi raccontare di che cosa hai parlato. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io sono molto contenta di avere questa opportunità attraverso Ticino News per presentare alcune delle mie osservazioni, in parte confluite appunto su questo libro Alma Buenos Aires, che è una guida letteraria alla città di Buenos Aires, a proposito di un rapporto, quello tra gli italiani e l'Argentina e gli argentini sul fronte culturale, che vuol dire arte, architettura, libri, letteratura, ma anche teatro, musica, è molto ampio, anche perché sappiamo bene che sono moltissimi gli italiani giunti in Argentina e quindi spesso è un dialogo tra italiani nella maggior parte con gli italiani emigrati, ma anche mediato da loro con gli argentini che hanno una grande passione per la cultura italiana, no? Pensate semplicemente al fatto che uno scrittore abbastanza importante, che non c'è più, Manuel Mujica Lainez, un amico di Borges, ha visitato Bomarzo, che è un meraviglioso parco che si trova dalle parti di Viterbo, di fronte a tutta quella meraviglia naturale del parco dei mostri di Viterbo, ha trovato l'ispirazione giusta per dedicare una sua opera, un suo romanzo al Rinascimento e a quegli ambienti. Non solo, ma poi da quel romanzo di Mujica Lainez è stato tratto un'opera musicale di un argentino, e su questo un italiano ha realizzato poi un film. Quindi credo che questo episodio di Montmartre, di come il Parco dei Mostri abbia suscitato un dialogo culturale a più voci, nel senso che già abbiamo tre persone, e anche sollecitando diversi tipi di arte, la letteratura, la musica, il cinema, sia abbastanza esemplificativo di questa complessità reale che è anche faticosa da studiare, da conoscere, da analizzare. Questo rapporto nasce con l'immigrazione, ma in realtà poi sappiamo che anche Garibaldi è stato in America Latina, quindi è un rapporto, i due paesi, come dire, nascono insieme, conquistano l'indipendenza. Come viene vissuta in Argentina l'Italia? Chiaramente la Spagna ha in comune la lingua, ma l'Italia come viene vissuta? Tu ci hai anche insegnato a Buenos Aires, quindi è un rapporto diretto. Sì, certamente. Allora, intanto devo dire, io stando a Buenos Aires ho insegnato, ho prima studiato nella scuola Cristoforo Colombo, e quindi noi ci chiamiamo colombini perché abbiamo frequentato la Colombo, che è una scuola nella città di Buenos Aires di un buon livello. Buon livello perché i programmi sono quelli del liceo scientifico italiano, e perché buona parte del personale, degli insegnanti, alcuni mandati dall'Italia, non tutti, però sono sempre stati degli insegnanti molto motivati. Quindi io mi sono formata in una scuola italiana all'estero e poi mi sono ritrovata, coincidenza proprio notevole, mi sono ritrovata ad insegnare recentemente in Argentina dal 2011 al 2017, e quindi ho rivisto un po' tutto con tutto il rapporto culturale Italia-Argentina con altri occhi. No? Frequentavo l'Istituto Italiano di Cultura, che è uno spazio molto grande, è un istituto di quelli molto importanti, con una biblioteca, la Biblioteca Benedetto Croce, molto ricca, appunto perché la comunità italiana a Buenos Aires è piuttosto numerosa, e perché il mondo intellettuale che gravita a Buenos Aires
ha sempre visto la cultura italiana come un modello di riferimento. Non solo, tu dicevi appunto Garibaldi, certo, ma anche Belgrano, che ha il suo monumento in Liguria, e altri, un altro caso fantastico, però la siamo un po' sul franco italiano, un presidente, Carlos Pellegrini, che nasce dal Pellegrini proveniente dallo stato di Savoia. Quindi la complessità in questo scambio, in questo dialogo culturale, nasce dal fatto che inizialmente non arrivavano italiani, arrivavano liguri, commercianti, perché Buenos Aires è un piccolo porto a fine Settecento, arrivavano i liguri, arrivavano piemontesi, c'era un consolato a Torino, arrivavano esuli mazziniani, la statua di Mazzini, no? È molto importante in una piazza, Piazza Roma. E poi nel tempo questo si è mantenuto, perché sono arrivati i socialisti, sono arrivati gli anarchici, più o meno, stiamo parlando di inizio Novecento, quindi c'è sicuramente uno stretto legame. Molti esuli arrivano con la Divina Commedia. Difatti il presidente Mitre è stato un traduttore della Commedia, perché lui legge la Commedia mentre esule in Uruguay, perché il governo di Rosas l'aveva costretto a partire dall'Argentina. Quindi c'è un'identità di situazione che stupisce, no? L'esilio dantesco diventa l'esilio di quel gruppettino di intellettuali che si formava con le idee repubblicane francesi e che a metà Ottocento si doveva misurare con un caudillo e con una politica di uomo forte che purtroppo, insomma, è una delle tante realtà che ogni tanto emerge nella società argentina. Come ha vissuto l'Italia il rapporto ad esempio, durante la dittatura? Sono anni, come dire, storia contemporanea, ma ormai è nei ricordi, no? Delle generazioni precedenti. Cioè, gli intellettuali impegnati, c'era, così come quel Cile, c'era un impegno forte contro la dittatura, in favore degli esuli, e forse è stato quello l'ultimo momento in cui gli argentini sono arrivati in Italia? Qual è il tuo punto di vista? Gli argentini, ahimè, purtroppo continuano a migrare, forse non più tanto verso l'Italia, ma si rivolgono comunque anche in Italia, arrivano italo-argentini e ne arriveranno, prepariamoci, perché il clima oggi nel paese spinge verso questa direzione. Allora, cosa succede? Stiamo parlando degli anni 70. Negli anni 70 c'è stato un avvicendamento, diciamo un'alternanza di governi civili e militari, che si sono, diciamo, questa serie di governi si conclude con il colpo del 1976, che, come ben sappiamo, è quello più in assoluto ricordato, citato, studiato, analizzato, proprio perché è stato un periodo estremamente duro, difficile, doloroso, e l'Argentina che esce fuori da quell'esperienza nell'83 è un'Argentina molto diversa, un'Argentina che propone il nunca más, no? Che non prende atto che le forze militari, cioè c'è chi in Argentina, parlando del 76, insiste o sottolinea, no? Sottolinea il fatto che fosse un golpe civico-militare, e io penso che si possa proprio definire così. Mi avevo 16 anni quando ero in Argentina, quando e il 74-75 lo ricordo, no? Ero adolescente e cercavo di capire cosa succedeva in quel momento, no?
Quindi c'è stato un episodio, una serie di anni difficili economicamente e da ogni punto di vista, anche giuridico se vogliamo, del funzionamento delle istituzioni, perché ogni tanto purtroppo si dimentica la figura di López Rega, che merita un'attenzione a sé. E López Rega lo collochiamo nel 74-75. Quindi la questione, no, della migrazione e intellettuali nel periodo, no, scusa, la questione del governo militare e del ruolo che hanno avuto gli intellettuali in quel momento, secondo me deve essere ancora analizzata attentamente. Perché sebbene sia, per esempio, cito Juan Sevreli è uno che ha coniato il termine l'università delle catacumbas. E cos'è questo? È semplicemente un tentativo, quando è partito questo, quando dopo il marzo del 76, marzo vuol dire avvio di un nuovo anno, no? Perché con i calendari, con le stagioni invertite, a marzo parte la scuola, parte... Quindi a marzo del 76 le università cambiano tutti i docenti, mandano a casa i precedenti docenti, c'è una, diciamo, per esempio Borges forse insegnava già letteratura inglese da prima e rimane. E così alcuni docenti vengono mandati a casa, altri rimangono. Ma quelli che vengono mandati a casa mica smettono. E non se ne vanno, perché non se ne vanno dall'Argentina, restano in esilio interno, se possiamo dire così, e loro continuano a mantengono i contatti con molta cautela, con molta attenzione, mantengono contatti con i giovani ragazzi, no? Quindi gli allievi o quei ragazzi che sembravano, stiamo parlando dell'Università delle Filosofie e Letras, fondamentalmente, no? Quindi studenti di letteratura che magari puntavano ad un'attività nell'ambito intellettuale, letterario. Ecco, i rapporti continuano, in qualche modo continuano nascosti, sotterranei. Diversamente sarebbe difficile capire come nell'84 c'è stata una primavera che è esplosa, perché proprio quando Raul Alfonsín va al potere, no? Dopo le elezioni, le regolari elezioni, ecco che riemerge quella enorme vitalità, perché non bisogna dimenticarsi che proprio verso il fine degli anni 60 Buenos Aires aveva un'industria editoriale ancora abbastanza ricca ed era diventata la sede del boom letterario, perché a Buenos Aires si stampano due libri che saranno molto importanti: uno è quello di García Márquez, Cien años de soledad, e l'altro è nel 1963 Rayuela di Julio Cortázar, che abitava a Parigi per scelta personale da diverso tempo, anzi perché contrario al peronismo, quindi era partito negli anni 40, ma rappresentava, stando a Parigi, il riferimento di molta intellettualità portegna o argentina, ma sicuramente di Buenos Aires, che vedeva in lui, no, la figura di riferimento per questa identità argentina più latinoamericana che europea, che si poteva in qualche modo sostenere proprio verso la fine del XX secolo. Agli occhi dell'italiano contemporaneo, l'Argentina è un paese con crisi economica, inflazione. In realtà vale la pena ricordare che all'inizio dello scorso secolo invece era uno dei paesi più ricchi, più floridi di materie prime, di immigrazione, quindi un paese chiaramente che offriva opportunità. Come sta nel libro Cuore, no, delle Apennine alle Ande, si racconta questa epica, no, del contadino, del povero italiano che va a cercare fortuna in Latin America. Mm-hmm. È stata raccontata in altri libri, in altra letteratura italiana, questa,
questo nuovo mondo, diverso chiaramente dal mondo occidentale americano. E beh, questo nuovo mondo che apparentemente offre delle buone opportunità, o che si prospetta come una terra di rifondazione, per così dire, nella letteratura italiana, proprio italiana, difficilmente emerge, perché semmai mi viene in mente Laura Pariani, la denuncia, no, delle sofferenze, perché in effetti, insomma, certo che offre occasioni, ha offerto occasioni, ancora oggi offre occasioni, perché gli italiani che andando a aprire, diciamo, delle attività, in particolare mi vengono in mente la Bodegas Mendoza, Rioja, Salta, no? Ci sono delle ottime aziende che producono del vino di grande qualità e molto spesso sono italiani, così come ci sono le produzioni anche, vabbè, un po' tema meno semplice, ma in fondo Benetton, molta lana, riesce a tenerla dagli allevamenti dell'Argentina. Adesso non sono ferratissima, quindi non saprei dare numeri, non mi ricordo come stanno le cose oggettivamente, ma ci sono, certo, continuano ad esserci molti interessi italiani in Argentina. Io stessa, figlia di un ingegnere, ho sempre sentito parlare di queste ditte italiane, progettisti italiani che in Argentina avevano opportunità per realizzare delle opere veramente imponenti. Non so, mi viene in mente il Zárate Brazo Largo, che è stato uno dei primi ponti a cui papà ha partecipato, che è un'opera impressionante, ma così ce ne sono tanti altri anche. Quindi gli italiani sono attivi, presenti, ma se vogliamo cercarli sui libri per vedere come viene raccontata la loro presenza su libri in Italia, direi che si fa tanta fatica, da quando l'ingegnere Gadda, no? Mi sfugge, Carlo Maria, no, vabbè, Carlo Gadda, ci siamo capiti, creato la parodia di uno ma benissimo, cioè, è riuscito a dare con un'efficacia strepitosa quel clima che si viveva nel Gran Chaco, dove lui con la Compagnia Generale de Fósforos doveva fare i conti, perché era stato mandato là nel tempo addietro, stiamo parlando, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, però parecchio tempo prima della Seconda Guerra Mondiale. Lui ha raffigurato molto bene questa società argentina, ridicolizzando certi aspetti, utilizzando anche le espressioni che io ritrovo nei film argentini degli anni 40, 30-40, no? Sembra quando lui crea quel misto, no? di italiano, quel pastiche, con la lingua italiana, sento l'eco di quei film. Ricordaci di nuovo il libro, vi faccio vedere il libro, Renato. Allora, questo eccolo qua, Alma Buenos Aires, stampato da un editore mantovani nel mondo, ecco. Letteraria al mito di una città. Quindi si trova, ecco, tutto questo che c'è raccontato e molto di più, chiaramente scritto da un intellettuale come te, con una profondità anche di analisi e di ricerca che hai chiaramente, di cui ci hai dato un assaggio. Con passione, posso dire sì, e invitare a mettere in conto un viaggio in Argentina, forse aspettando tempi un po' più sereni, ma sicuramente sarà un bellissimo viaggio. Io posso dire, da italiano sono stato a Buenos Aires nel 2006, gli italiani ritrovano la propria cultura, ritrovano anche un po' se stessi andando in Argentina, soprattutto a Buenos Aires, ma anche in altre parti, è una riscoperta delle proprie origini e anche una riscoperta di quello che eravamo, immagino, in termini di valori e di cultura e folklore. Grazie ancora, grazie ancora. Grazie a te, buon pomeriggio. Grazie.